Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare delle cose che non vi dicono prima di rimuovere il gesso. Infatti, ho scoperto a mie spese che avrei avuto tantissime difficoltà una volta rimosso il gesso. Allora, partiamo da che cosa è successo. Quando mi è stato tolto appunto il gesso dal braccio, il mio braccio non è tornato più come prima. Infatti, questo lo stendo tranquillamente, questo, come vedete, mi rimane piegato in questo modo. E non fa più altri movimenti. La mano non ruota, è rimasta così. Riesco a muovere il pollice, a girare leggermente, ma come vedete la mano non rimane dritta come questa. Un'altra cosa è la forza della mano. Io in questa mano non ho forza e mi fa malissimo. Per cercare di migliorare la situazione prima della fisioterapia, perché comunque non potrò farla fino a gennaio, purtroppo, mi sono comprata una pallina di queste morbide e cerco di stringerla in questo modo e non riesco a stringerla come invece stringo questa. Come vedete, con questa posso usare una forza maggiore, sparisce completamente nella mano, e invece con la mano destra, dove mi sono fatta male, non ho tanta forza, al massimo posso fare così, e con questo movimento io provo tantissimo dolore. Inoltre la pelle mi è diventata sensibile, basta che io mi sfiori il braccio in questo modo e sento dolore perché il braccio è diventato ipersensibile. Un'altra cosa che causa il gesso è una perdita di cellule morte allucinante, che voi nella vita quotidiana non vi rendete conto di avere, perché quando vi fate la doccia, quelle vanno via, perciò voi neanche ve ne accorgete. Invece io, dopo aver levato il gesso, mi sono lavata subito la mano e il braccio in ospedale, perché l'ortopedico è stato così carino da farmi lavare lì. Ma nonostante tutto, quando io ci passavo qualcosa per asciugarlo, continuavano a uscire queste cellule morte, questi strati di pelle morta. Sono tornata a casa, mi sono lavata, continuavo a uscire. Ho fatto una ceretta, sono rimaste tantissime cellule morte attaccate alla cera e sono riuscita male, tra l'altro, a farmi la ceretta. Quindi ho deciso di fare uno scrub. Ho fatto uno scrub, ho passato anche una spazzolina rigida bene sul braccio, nonostante mi facesse male perché è molto sensibile, però volevo eliminare le cellule morte assolutamente. Però è stato veramente molto fastidioso e imbarazzante per me. Inoltre la mia mano adesso sta riprendendo colore, ma prima era completamente diversa dall'altra. Sembrava proprio una mano malata. Il colore era cambiato, era cambiata la forma. È brutto da dire, ma assomigliava a una cosa bruttissima. Comunque sto cercando, anche attraverso questa pallina che può sembrare niente, però mi aiuta a sia a muovere la mano che a cercare di dare un po' di forza. Infatti, nel momento stesso in cui mi è stato tolto il gesso, la mia mano cedeva in questo modo qua. Devo reggerla perché mi fa male. Mi cedeva. Quindi ho tolto il gesso e la mano ha fatto così, cioè proprio cadeva dall'altro lato perché non aveva appunto forza, per cui l'ortopedico mi ha detto: guarda, devi tenere ancora la fascia al collo in modo tale che il braccio ti rimanga sollevato e non rischi di farti male al polso, perché ragazzi, cioè, dopo aver tolto il gesso rischiavo anche di spezzarmi un polso. Dopo aver tolto il gesso, inoltre, pensavo che sarei tornata alla mia vita di sempre immediatamente, e invece così non è stato. Non è stato così e non so quando potrò riprendere la mia vita normale, perché il braccio non funziona bene, non si muove bene, mi causa dolore e quindi ho bisogno della fisioterapia. L'ortopedico mi aveva già avvisato che avrei avuto sicuramente bisogno di almeno 3 cicli di fisioterapia. Non so ancora come andrà a finire perché non ho fatto la visita fisiatrica, quindi non appena vedrò il fisiatra, insomma, mi dirà quello che dovrò fare. Spero di riprendere immediatamente la funzionalità del mio braccio, nonostante io stia cercando comunque di muoverlo, di fare quante più cose possibili, però altre purtroppo non riesco proprio a farle, come prendere un peso, prendere in braccio il bambino. Cioè, o meglio, lo prendo sempre col sinistro e col destro lo uso come appoggio per mettergli la mano dietro,
perché ovviamente non riesco a sollevarlo perché andrei a sforzare il gomito e questo sarebbe un problema. Paradossalmente, quando avevo il gesso riuscivo a fare più cose perché il gesso, essendo molto rigido e tenendomi ben fermo il braccio e ben stretto, mi consentiva di fare liberamente alcuni movimenti, mentre quando ho tolto il gesso non ho potuto più farli. Inoltre, il gesso faceva in modo che io non provassi dolore, mentre una volta tolto il dolore non solo è tornato, ma il braccio, essendo più esposto, è diventato anche più sensibile. Bene, io con questo video terminato vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Vedete, non riesco a piegare.